stadio comunale, lo stadio comunale di Desio, per trasmettervi l'incontro di calcio Brembillese Aurora Desio. La telecronaca è offerta dal gruppo Alpini di Brembilla con alla camera di regia Zanardi Mario e al microfono Giupponi Maurizio. Partita molto importante oggi per la Brembillese. In questi 90 minuti infatti si gioca l'intero campionato. Facendo anche solo un pareggio, un punto, automaticamente conquisterebbe un successo che non ha uguali nella storia del calcio brembillese. È un successo anche che all'inizio del campionato sembrava un miraggio. I giocatori si stanno portando al centro del campo. Vi leggiamo le formazioni. Desio, Monti, Colzani, Marino, Casati, Nardini, Ventura, Sartirana, Paravicini, Magli, Fiore, Maccheroni e Nava. Brembillese, Messi, Albani, Morlacchi, Vanotti, Rota, Fracassetti, Ubiali, Ardemagni, Vitali, Locatelli, Benaglia. La partita sta per avere inizio. Grande euforia sugli spalti da parte della Brembillese, che è stata seguita in terra di Milano da un folto numero di appassionati, sostenitori. Sembra di essere quasi in uno stadio di Serie A, visto l'esultanza, i fumi e le bandiere. Partita molto importante. Spalti gremiti, potremmo dire, da solo brembillesi. Ecco le due squadre che stanno per dare il calcio d'inizio. Calcio d'inizio che è dato dal Desio. Ecco, palla è manovrata dal Desio, il centrocampo. Riceve lo stopper Nardini al terzino Marino, che fa proseguire sulla fascia, e Rota mette in fallo laterale. Palla sempre del Desio con il centravanti di Magli Fiore. Ecco il numero 11 Nava, che porge a Nardini. Contrasto di Morlacchi, palla sempre del Desio. Brembillese che si è subito disposta in una posizione guardinga, ed ecco ora la palla che pervenisce a Messi. Messi appoggia per Benaglia, Benaglia che fa partire lungo il nostro Ubiali contrastato da un difensore del Desio, che riconquista la palla. Giornata piovesa, è tutto il giorno oggi che piove, giornata inclemente. Comunque la Brembillese credo che abbia altro nella testa. Ecco Morlacchi che lancia lungo per Vanotti che insegue la palla quasi al vertice dell'area. Ecco Vanotti, effetto il cross nell'area. Benaglia, azione abbastanza pericolosa, passaggio indietro per Rota, però Rota non raggiunge e parte il centroavanti Magli Fiore che si invola sulla sinistra, attaccato da Fracassetti, e Rota mette in fallo laterale. Partita iniziata da entrambe le squadre con un ritmo abbastanza sostenuto. Il Desio, anche se è una squadra retrocessa, già matematicamente retrocesso, credo che impegnerà tutte le sue forze, perché primo intenderà fare una bella figura, e secondo, contro la prima in classifica, come si sa, nessuno si tira mai indietro.
questo Desio, una squadra, come abbiamo già detto, retrocessa, però domenica scorsa ha battuto sul campo esterno, ha battuto la Benacense, che era la squadra che ci inseguiva a un punto, e avendoci fatto un grosso favore, comunque magari oggi vuole pareggiare i conti con le due squadre di testa. Sarebbe una buona e una bella soddisfazione per loro, visto che ormai non hanno più niente da perdere. Ecco Desio che si appresta a battere un calcio di punizione, passaggio per Maccheroni, Maccheroni appoggia ancora la difesa, Brembilese disposta a Guardinga sulla porta, nella propria metà campo. Il Desio cerca di attaccare, ma mi sembra che trovi notevole difficoltà a entrare nella difesa del Brembilese. Comunque adesso riceve una punizione da tre quarti campo della Brembilese, che sembra battuta da Sartirana, Sartirana per Casati, Morlacchi che intercetta un pallone che sembrava appoggiato a un attaccante del Desio. Lancio lungo di Locatelli per Ubiali, che è andato in fuorigioco. Brembilese tutta raccolta, si cerca di trovare uno spunto vincente con lanci lunghi per il nostro Ubiali, che in fatto di contropiede è uno che la sa lunga. Riparte il Desio con un lancio lungo che però finisce tra i piedi di Fracassetti, Ardemagni, Benaglia per Vanotti, ma passaggio abbastanza errato e palla al Desio. Fallo laterale ci sembra per la Brembilese, ecco Rota che si appresta a rimettere in gioco, Ubiali anticipato, però palla sempre in fallo laterale per la Brembilese. Partita molto importante la Brembilese. Ci sembra di vedere una Brembilese abbastanza concentrata. Campo scivoloso, non direi pesante, un po' sarà pesante, ma non eccessivamente. Più che altro sarà scivoloso. Ecco sulla destra il terzino Colzani che si sgancia, fa continuare il centravanti Magliefiore, cross al centro, eccola alla sinistra, gran tiro di Nava che sorvola, attraversa abbondantemente, palla sul fondo che verrà rimessa in campo dalla nostra difesa. Palla a Fracassetti che si porta in avanti, ecco Vitali che si fa vedere, però anticipato dal numero 3 del Desio, Marino. Palla sempre in calcio, palla laterale. Partita che si svolge prevalentemente al centro del campo. Vitali per Benaglia che non ha un felice controllo, però parte Ubiali falciato a centrocampo. Calcio di punizione che si appresta a battere Ardemagni. Palla a tre quarti campo, Ardemagni cercherà lo spiovente in area per cercare la testa di Ubiali, anzi raso terra. Vitali che controlla il pallone, però sul suo successivo cross Ubiali è in fallo di fuorigioco. Rimessa in gioco del Desio che riparte sulla fascia destra. Paravicini, Ventura, Ardemagni, questo è un ottimo pallone, tiro rete! Grande azione personale di Ardemagni che ruba la palla a centrocampo.
bravo, e il difensore si imbulla verso la porta e con un diagonale molto forte, teso, sorprende il portiere. Siamo al decimo del primo tempo e Brembi Lesi in vantaggio con questa azione prepotente di Ardemagni. Grande entusiasmo sugli spati da parte dei brembillesi, che acclamano, esultano alla segnatura del proprio Beniamino.